Vedete già inquadrato in diretta Giampiero Di Tullio. Benvenuto, dottor Di Tullio. Dottor Di... Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ecco, il dottor Di Tullio è in collegamento con noi in diretta da Pesaro. Lui è il presidente, dottor Di Tullio, il presidente dell'AIMES, l'Associazione Italiana di Medicina Sistemica, quella che considera l'umano, insomma, nella sua totalità e che quindi va curato nel suo complesso, sia a livello fisico che psicologico e cognitivo. Insomma, il nostro sistema umano è come un'orchestra in cui si esibiscono i vari strumenti, cioè i nostri organi, e suonano in contemporanea, e quindi il medico deve saperli cogliere. E quindi eccoci qui, collegati in diretta con uno specialista, con il dottor Giampiero Di Tullio, che è il presidente dell'associazione che riunisce i medici di medicina sistemica, una medicina nuova, non innovativa, ma che tra poco scopriremo invece è antichissima, risale all'antica Grecia e all'antica Roma. Dunque, dottor Di Tullio, spieghi lei cos'è in un minuto, che cos'è la medicina sistemica? Beh, volentieri. Intanto la ringrazio perché l'ha già detto lei. È un ponte tra tutte le ricerche scientifiche, soprattutto degli ultimi 30 anni, possiamo dire, in cui c'è stata un'evoluzione verso la comprensione delle relazioni interne del nostro corpo, in cui, come ha giustamente detto lei, tutti i sistemi organici, le cellule, si parlano continuamente e hanno una relazione completamente dinamica, cioè uno non è mai uguale a se stesso nello stesso momento di ogni giornata. Insomma, tutto è in dinamismo continuo e in evoluzione continua. Dall'altro lato, siccome nella nostra storia, anche della medicina, ma non solo, della filosofia, delle scienze umane, possiamo dire, ci sono stati antichi maestri che ci hanno già insegnato questo concetto, quello che ha appena citato, il dinamismo completo, se lei pensa a Eraclito e alla sua interpretazione, oppure anche ad un grande medico, il padre della medicina, Ippocrate. Ippocrate diceva che basta guardare la natura, ogni stagione non è mai uguale all'altra, ogni anno presenta una stagione che è diversa dall'altra. Beh, noi siamo esattamente un riflesso di questa natura, per cui il nostro sforzo è riuscire ad essere scientifici, ma anche indagare il percorso umano della persona che abbiamo davanti, che ovviamente ci pone dei problemi di sofferenza, di sintomi, quello che noi chiamiamo malattia, ma ne parleremo penso più avanti. Sì. Dunque, dottor Di Tullio, possiamo dire che la malattia in genere, la malattia è unica, una, cioè, però è come se avesse diverse strade, vari polifattori, come si dice, che poi portano alla malattia, ad una patologia. Ecco, queste strade si percorrono una alla volta, singolarmente, oppure tutte insieme, in sistema, insomma. Ma guardi, lo si deriva anche dal nome, cioè malattia deriva come radice semantica da male. In realtà patologia è molto più corretto. Cosa vuol dire? Pathos, cioè sofferenza, disagio, logia è la conoscenza. Allora, il primo compito del medico è indagare quali sono stati i percorsi di sofferenza e di disagio durante la sua vita della persona che si rivolge al medico. Faccio fatica a chiamarlo paziente, in genere uso il termine persona. È chiaro che in questo rintracciare il percorso di sofferenza della persona, un medico sistemico intanto fa una correttissima anamnesi, cioè ricostruisce la storia, fin addirittura noi ci spingiamo a fare domande anche sulla gravidanza, sull'allattamento, quindi sull'età infantile. Tutto ciò ci porta a inquadrare il percorso umano unico, individuale di quella persona. Su quella base poi possiamo fare le nostre considerazioni e eventualmente applicare sia la diagnosi sia la terapia, senza rinunciare ovviamente al contributo della scienza. Come le dicevo prima, tutti i recenti lavori ci indicano che, ad esempio, la regolazione del bilancio energetico non è dovuta solo al cibo che noi produciamo, ma anche al lavoro che fa il microbiota intestinale, il tessuto adiposo e il cervello, che sono per esempio legati tra loro. E si scambiano continuamente informazioni per regolare il nostro metabolismo. Quindi lo stesso è la malattia, non c'è mai una sola causa, magari ce n'è una che appare di più, è principale, ma il contributo
di tanti altri fattori patologici, giusto appunto, configura la malattia come un percorso multicausale. Poi la malattia stessa può essere interpretata come segnale di quell'adattamento, anzi meglio di quello sforzo adattativo che noi ogni giorno, ogni secondo della nostra vita facciamo per riuscire a rispondere a quello che ci chiede l'ambiente. Questo sforzo adattativo si basa essenzialmente sull'infiammazione, che è uno dei nostri sistemi di difesa, ma l'infiammazione, se persiste e si cronicizza, diventa, diciamo, in un certo senso il modo con cui noi esprimiamo i nostri disagi e configuriamo i nostri sintomi che chiamiamo malattia. Sì, ecco, siamo, ripeto, siamo in collegamento con Pesaro in diretta con il dottor Giampiero Di Tullio, che è il presidente di questa associazione che riunisce i medici di medicina sistemica, che come abbiamo già detto è una medicina nuovissima ma antichissima nello stesso tempo. Allora, dottor Di Tullio, lei ha parlato giustamente di stress, di cibo, di microbiota. Ecco, lo stress, per esempio, psicosociale, l'inquinamento dell'ambiente, il cibo, pare abbiano un peso notevole nelle patologie dell'umano, la cui reazione è proprio, come ha detto, ha accennato lei, l'infiammazione. Quindi nelle terapie, che il medico deve attuare sul paziente, si parte da cause spesso trascurate, insomma, spesso sottovalutate dal medico in genere. Beh, siccome abbiamo detto prima che la malattia è spesso multifattoriale o multicausale, a seconda di come vogliamo usare il termine, però di Sì. fatto noi andiamo proprio a indagare, come dicevo prima, i percorsi, soprattutto i percorsi infiammatori cronici di quella persona che si sono già manifestati con sintomi di disagio. Su quelli spesso siamo costretti, diciamo, a in qualche modo regredire con la terapia, ad esempio, se ci sono stati dei traumi, come diceva lei, psicosociali, da un punto di vista emotivo e mentale, la persona tenderà, per esempio, a ripetere la stessa risposta adattativa, che spesso è disadattativa, da una parte ovviamente funziona perché si riesce a sopravvivere. Dall'altra, quel disadattamento produce sintomi. Quindi voglio dire, più che sopprimere il sintomo in sé, che si può anche fare soprattutto se è acuto, ma che su livelli più medio-lunghi, a medio-lungo termine, essendo cronici, la soppressione del sintomo non funziona. Bisogna andare a capire che tipo di segnale ci sta mandando il nostro corpo e se c'è da correggere sia gli antichi traumi, sia lo stile di vita attuale. In pratica bisogna ripristinare il dinamismo e la capacità di riuscire a cambiare le proprie abitudini disadattative. Sì, quindi un nesso molto stretto, insomma, tra qualità della vita, i modi in cui viviamo, in cui ci nutriamo e le patologie. Ecco, quindi accennavo prima, sembra che si stia tornando indietro. La medicina sistemica, ripetiamo, è una medicina 4.0, affascinante, raffinata, sofisticata, molto sottile, però che ci porta indietro nel tempo. Sembra che si torni alla Roma, alla Grecia antica, quando la medicina era soprattutto, prima era filosofia, e al centro c'era il malato e non la malattia. Quindi torniamo ad una visione olistica, filosofica, psicologica della medicina? Beh, voglio dire, la medicina è sempre stata questo, e adesso che ci siamo, come dire, un po' troppo sbilanciati verso l'eccessiva tecnologia, la quale è utilissima, ma lo sottolineo, molto utile, anche la farmacologia è utile. Il problema è che stiamo perdendo gli aspetti più umani della relazione, sia interna nostra con il nostro star male e quindi con le nostre abitudini, sia con il medico, il quale, vuoi o non vuoi, magari anche lui è distratto da burocrazie e tecnologie. Il problema è che bisogna mantenere quello che normalmente caratterizza la vita, cioè la capacità di relazione, di ascolto, di comunicazione, e questo il medico sistemico è predisposto a farlo. Tenga conto che una visita sistemica non si risolve in 20 minuti o in un quarto d'ora, in genere dura almeno un'ora, almeno la prima visita. Perché bisogna stabilire una relazione per comprendere
La persona, per quanto riguarda il medico, ma in realtà per comprendersi durante la stessa visita, perché inizia un atto magico di relazione in quel momento. Se poi guardiamo cosa faceva Ippocrate o che cosa hanno fatto poi i nostri padri della medicina, in realtà anche lì non è che voglio dire, fossero sbrigativi, cioè dedicavano al Sì, paziente il sì. giusto tempo per comprendere quello che avveniva. E Sì. anche da un punto di vista terapeutico agivano multilivello, perché a multicause bisogna rispondere con terapia multilivello. Sì. Dottor Di Tullio, quale grado di sensibilità, di consenso, diciamo, di successo sul paziente, dal paziente, dalla sua famiglia, insomma, in genere, la medicina sistemica trae riscontri? Cioè, che tipo di, come dire, di riscontro, di feedback ha la medicina sistemica diciamo, dal pubblico? Beh, intanto una premessa che non ho fatto prima è che la medicina sistemica è medicina, è la visione sistemica quello che caratterizza il percorso personale nostro. Devo precisare che noi abbiamo delle scuole dedicate ai medici proprio per attrezzare il medico ad essere nella direzione che ho detto prima, più in ascolto, più umano e anche nell'interpretazione dell'infiammazione. Adesso non ho il tempo di spiegare qui, ma ci sono vari percorsi di infiammazione che noi chiamiamo flogotipo, ad esempio quello dismetabolico, quello intossicato, quello stressato, quello disbiotico che fa riferimento al microbiota intestinale. Ci sono nozioni, ma c'è anche l'insegnamento di un modo di approccio alla persona, al paziente. Tutto ciò caratterizza la medicina, a mio parere. Sì. Il fatto di avere un pensiero complesso come dotazione, piuttosto che il solo pensiero lineare che fa riferimento alla tecnologia o ai protocolli, è un grande vantaggio perché si hanno più armi per riuscire a intervenire. Ecco, e concludiamo con questo evento, questo appuntamento che voi avete a Milano il 5 ottobre, insomma, imminente, il 5 ottobre prossimo, cioè il secondo congresso nazionale dell'AIMS che voi tenete a distanza di 2 anni, che si tiene ogni biennio. Ecco, in 2 anni, dottor Di Tullio, vedo già il titolo Self-Attack, la visione sistemica nella clinica. Ecco, che cosa è cambiato in questi 2 anni? Quali saranno le novità che vi direte, che vi scambierete in questo congresso? Beh, intanto l'oggetto del congresso è la malattia autoimmune, ahimè ci stiamo riempiendo di malattie autoimmuni, spesso per disregolazioni immunitarie indotte da alterazioni del cibo che mangiamo, da alterazioni del nostro microbiota, che sono virus, batterie, funghi che abitano dentro di noi e che sono complementari per la nostra vita, sono fondamentali. E altri percorsi purtroppo fanno riferimento allo stress cronico, psicosociale di un modo di vita che diciamo, costringe l'umano a correre quando non è predisposto nella vita a correre così tanto di qua e di là, sembriamo tutti dei criceti impazziti. È chiaro che tutto ciò può disregolare il sistema immunitario e, ahimè, il sistema immunitario può ingannarsi e autoaggredirci. Questo è Ecco, quindi, dottor Di l'oggetto, si Tullio, chiama malattia scusi, autoimmunitaria. molte malattie ce le creiamo noi, insomma. Col nostro stile di vita, col nostro modo di pensare, con scelte spesso sbagliate, cioè disadattative in un certo senso. Il Sì. nostro congresso pone come obiettivo la malattia autoimmune, ma quello che sto dicendo vale un po' per tutte le patologie, diciamo, a tendenza degenerativa cronicizzante. Oserei dire con la tendenza a un'infiammazione cronica sistemica recidiva, oltretutto che dà poco segno di sé, ahimè, quando dà segno di sé è già esposa a una patologia più importante, ad esempio la malattia autoimmune. Cosa ci diremo in questo congresso? Affronteremo la malattia autoimmune non da un punto di vista lineare, cioè occupandoci di qual è il farmaco che può abbassare l'infiammazione, ma andremo alle cause dell'infiammazione autoimmune e in un certo senso tutti i nostri interventi, perché abbiamo 14 relatori, vedranno la malattia autoimmune come dal punto di vista eziologico, cioè delle cause, come una serie di percorsi sul piano dell'intossicazione, Beh, come ho già spiegato, sì. sul piano delle alterazioni dell'intestino, sul piano delle alterazioni ormonali, delle alterazioni immunitarie, cercando
di interpretare come mai si altera il linguaggio interno al corpo e si configurano poi errori del sistema immunitario di una certa rilevanza. Ecco, indagando i percorsi si agisce molto meglio sulla malattia autoimmune perché si agisce su quelle alterazioni dello stile di vita a cui facevo riferimento Sì. prima e che abbiamo già spiegato. Bene, noi ci avviamo verso le conclusioni, chiudiamo questo collegamento. Grazie, dottor Di Tullio, complimenti per il grande lavoro che Grazie a voi, fate. grazie, E grazie. dunque, Grazie noi. veramente per avermi concesso Sì, questo spazio. è stato per noi un piacere ascoltare, diciamo, queste novità che ci fanno un po' risalire alle antiche cure degli antichi greci e degli antichi romani, ma che poi esprimono, come dire, invece l'avanzare della scienza, della tecnologia e della medicina.